su Martinez, Martinez ancora all'indietro per Joao Pinto, il tiro di Pinto, il palo, il portiere che poi la spazza in una qualche maniera, la recupera Rubio, Rubio ancora al centro per il tiro, ancora Rubio per Burgaia, Burgaia per Ambrosio al centro, tentativo di reazione al volo, se la domestica con il pattino, la punizione per il rosso blu già battuta, attenzione la sfera per Ambrosio, ancora un'occasione per il rosso blu ma niente di fatto, ci prova adesso Casas, e Casas vista Rubio che prova a saltare un avversario, poi la gioca, va al tiro per Ambrosio, niente da fare, all'angolo Pinto e Ambrosio, la sfera è per Casas, miracolo nel possesso del Lodi con Gavioli, Gavioli attaccato, sfera all'indietro, attenzione De Rinaldi, il tiro passa là, cerca un compagno, lo trova in Maremmani, avanza Maremmani in area di rigore, prova ad appoggiarla, andiamo con più occasioni da una parte e dall'altra, poi evidentemente le due difese hanno preso le misure, c'è un po' più intanto una conclusione con... che mi pare anche un po' dolorante dopo questa, aver intercettato questa sfera, siamo dall'altra parte, Burgaia, ci prova Burgaia, che mi pare anche un po' dolorante dopo questa, aver intercettato questa sfera, siamo dall'altra parte, Burgaia, ci prova Burgaia, la difesa del Lodi che finora aveva fatto benissimo, è stato molto bravo Ambrosio, intanto è subito andremo a perdere una sfera per i 5 secondi, no, la riconquista Martinez, Martinez al tiro, Burgaia attaccato però in maniera vittoriosa da Illuzzi che rilancia per Gavioli che la mette al centro per la di Casas, ha davanti a sé Illuzzi, l'appoggia per Ambrosio, il tiro nell'angolino, bravissimo Grima, passa al lato, il tiro era di Ambrosio che poi adesso va, cerca di riconquistare sfera ma attenzione il tentativo, ulteriormente all'indietro c'è Xavi Rubio, Rubio ancora, percussione fra due uomini, Rubio ci prova col casco prima e si deve alzare e non è la prima volta, sfera lunga per Ambrosio, per il tentativo di Ambrosio che centro, poi la sfera rimane lì, la smanaccia Gnata per la conclusione che forse questa sera è il nostro miglior difensore, vale a dire Ambrosio, ci prova Burgaia, la punizione in favore del Forte dei Marmi, chiesta la distanza e siamo veramente a un soffio, intanto niente, l'arbitro dice che si può proseguire, è successo un po' di tutto, attenzione Martinez in area, poi Tida che corre su binari veramente incredibili, una velocità stratosferica, le due squadre, poi il tentativo dato Riccardo Gnata sul tentativo giallorosso, giallorossi che adesso si fanno decisamente pericolosi, Burgaia ci prova e meglio, è difficilissimo riuscire a parare, ci prova Gavioli, Lazza e schiaccia, è implacabile, meglio, è difficilissimo riuscire a parare, ci prova Gavioli, Lazza e schiaccia, è implacabile, Mani cerca e trova Casas, da questi a Rubio al centro ma c'è sporcata e si distende Grimalt, attenzione Martinez, il tentativo è là e si distende Grimalt, attenzione Martinez, il tentativo è là, Casas, la meglio Martinez che se ne va in fascia destra, dall'altra parte Pinto il tiro, parano la riconquista Maremmani, rimposta per i suoi, Motaran, il missile di Motaran avanti i suoi, compagno, tiro di compagno fermato, la sfera rimane lì, la prende Rubio, viene preso, sbattuto contro la spalla, l'esito, se avrà fortuna come poc'anzi l'avversario suo, ci prova, no, niente da fare, ha questa superiorità numerica, ma bisogna fare attenzione, è Illuzzi, Illuzzi, bravissimo Gnatama per Motaran, bisogna accelerare un attimino, ci prova adesso Rubio, sfera che rimane sotto il... e parte Gavioli, Gavioli ci prova questa volta Gnata, poi perché questa botta sferrato sullo slancio, insomma l'arbitro grazia e poi c'è Burgaia che porta via sfera, 2-1 il risultato, ancora Casas ci prova, miracolo per ancora Martì Casas per Motaran, missile di Motaran fermato, bellissimo, ma rimane ancora, cerca e trova il tiro, la deviazione che la lancia in profondità, ma c'è la stecca di Illuzzi, attenzione il tentativo fatto, poi ancora confusione nell'avanti rosso-blu,
con Pinto che può andare a Silfatto, poi ancora confusione nell'avanti rosso-blu con Pinto che può andare a Silfatto. Quanto veramente un tanto di cappello a questo Lodi che sta portando a casa la, intanto una girata nata su Martinez che era stato un po' il preludio, no? Quindi effettivamente un tanto di cappello a un Lodi che per il momento, perché per noi c'è, cioè, Casas che recupera la sfera, 3-10 alla fine, Burgai al centro, si arrabbia Resende, poteva tenere meglio la pallina, riparte il forte De Marmi, Burgai